Flavio Briatore Shock: io la pizza la vendo a 60 euro, voi la vendete a 5 euro. Che cosa ci mettete dentro? Le pagate le tasse? Pagate il gas? Io sono un genio, voi no. Io sono un genio e voi non lo siete, questa è la differenza. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti. Vi voglio parlare di Crazy Pizza, sta famosa Crazy Pizza, e le controversie che ci sono sui video, sui media, su internet, Facebook, eccetera, eccetera. Allora, intanto vi voglio dire che noi come Crazy Pizza siamo partiti da un ragionamento molto semplice: dobbiamo mettere i migliori ingredienti possibili, immaginabili sul mercato. Allora, vi faccio degli esempi. Il prezzo al pubblico in un supermercato, se avete l'occasione di fare degli acquisti, il Pata Negra, che noi vendiamo la pizza a 65 euro, costa 300 euro al chilo. Il San Daniele, che vendiamo noi, costa 35-36 euro al chilo. Vi leggo, i pelati strianese costano 4 euro al chilo, il gran biscotto 30-35 euro al chilo, la mozzarella di bufala 15 euro al chilo. La nostra farina costa più di 1,50 euro al chilo. Sapete che Crazy Pizza non ha lievito, 0,05, pochissimo, per cui non fermenta. A differenza di questi miei amici pizzaioli che dicono che è troppo sottile, loro ti danno questa mattonata di pizza con dentro questo laghetto di pomodoro ed è finita lì. Io però farei una cosa: chiediamo a questi ragazzi qui, perché non vi chiedete come fanno a vendere una pizza a 4 euro, 5 euro come pubblicizzano? Venite nella mia pizzeria, non da quella di Briatore, 5 euro. Cosa mettono dentro questi signori qui in queste pizze? Presupposto che, come tutti, devi pagare il fornitore, paghi l'IVA sul fornitore, devi fare lo scontrino al cliente, per cui devi pagare gli stipendi, devi pagare gli affitti, devi pagare gli ammortamenti, devi pagare le tasse, eccetera, eccetera. Il gas, la luce, tutto quanto. O vendi 50.000 pizze al giorno, o se no è impossibile. C'è qualcosa che non capisco, c'è qualcosa che mi sfugge, c'è qualcosa che veramente non capisco. Il ragionamento normale qual è? È che noi continuiamo a dare un prodotto di altissima qualità ai nostri clienti. Intanto li ringraziamo perché sono migliaia e migliaia di clienti di Crazy Pizza nel mondo. Voi sapete, basta telefonare, che Crazy Pizza sono da tutti sempre. Il ragionamento di base è questo: noi vogliamo la qualità. Abbiamo dei locali che sono, non sono delle pizzerie, sono locali con energia, locali che creano atmosfera, locali che puoi anche prendere dei vini importanti che abbiamo nel menù. Non c'è nessuna pizzeria che ha un menù dei vini come noi, che puoi prendere dal vino molto caro al vino meno caro, come c'è una scelta. La cosa che veramente mi dà fastidio è che tutti questi, quando in Italia c'hai successo, trovi sempre questa rabbia nel successo che fai. Non pensano che più successo hai, più tasse paghi, più contributi paghi, più gente assumi. No, questo loro non lo vedono. Loro vedono solo il rancore. Se hai successo, gli girano il coglione. Perché l'Italia è un paese rancoroso, un paese geloso, pieno di invidiosi. Tanto per darvi un po' di invidia, vi dico che abbiamo aperto a Riyadh ieri, una settimana fa. Stiamo facendo Riyadh e Saudi. Stiamo facendo una media di 1.000 clienti al giorno. Abbiamo 150 richieste per aprire Crazy Pizza nel mondo, per cui noi andiamo benissimo. Per cui, potete vedere i 4 euro di quelle pizze, quante licenze fanno, quante ne faranno fuori dall'Italia, eccetera, eccetera. Ragazzi, siete degli invidiosi e io vi adoro, perché mi fate una pubblicità della Madonna. Alla fine, mi fate una pubblicità. Io sono un genio e voi non lo siete, questa è la differenza. Ciao! Io sono un genio e voi non lo siete, questa è la differenza. Non sei un genio, ma ti chiami solo Briatore. Per questo motivo le persone vengono a mangiare il tuo Crazy Pizza e pagare una pizza 60-100 euro. Dai piccoli ristoratori ci vanno le persone comuni, con buoni prodotti.